una lingua, una moneta, una legge, un popolo. In questo momento ci troviamo pericolosamente nei pressi di un bivio per l'umanità. Ormai sono i popoli che si fanno la guerra, usando tutti i mezzi, compresi i militari. Il denaro è diventato il mezzo per conquistare un territorio. Il denaro viene usato per minare dall'interno ciò che si vuole conquistare. Conquistare. Una caratteristica insita in tutti gli esseri umani, tutti che vogliono conquistare. Tutti gli esseri in guerra fra di loro per conquistare il più possibile. Per poi, come un re, ostentare la sua grandezza. Il popolo occupato non rinuncerà a se stesso. Le forze di destra prenderanno il potere eletti dal popolo sovrano. Sarà il popolo a ristabilire l'equilibrio, perché la guerra non si poteva vincere se il nemico usava altre regole. Ma quali regole osserva l'invasore? E quali regole dovrebbe osservare l'invaso? Solo quando vi sarà una sola lingua, una sola moneta, una sola legge, cesseranno le divisioni e si vedranno i vari popoli come noi vediamo i popoli delle nostre regioni. Una lingua, una moneta, una legge, un popolo. Un giorno l'umanità apparterrà ad un unico popolo.